Buon pomeriggio amici dello Zocco Duro, buon pomeriggio, siamo di ritorno, è proprio la galleria, capito? Proprio la galleria adesso doveva capitare. Siamo di ritorno verso l'Italia, siamo stati a pranzo a Ljubljana, perché ha detto, siamo fatti in Zagabria. Facciamoci pure le Ljubljana, facciamoci, no? Le Zagabria, Ljubljana. Zagabria, Ljubljana. Venezia, Milano, Venezia, Torino. Gallerie su gallerie, tutte adesso le gallerie. Prima di iniziare a parlare di questa esperienza zagabrina, come si chiama? Croata. Facciamo prima di parlare di questa esperienza croata, dello stadio, che ho sentito molte cose, settore chiuso, com'era lo stadio, il pericolo, eccetera eccetera, adesso ne parliamo anche con loro. E vorrei ricordarvi di scaricare l'app di OneFootball, che trovate in descrizione. Come sempre è gratuita, avete tutte le notizie su tutto il mondo del calcio, gli highlights, gli eventuali, tutto quello che succede, le dichiarazioni fantasmagoriche di Allegri dopo questo passaggio del turno. Di conseguenza scaricatela, la trovate qua sotto. Detto questo, parliamo di questa esperienza a Zagabria. Faccio parlare ovviamente la bellissima Emily. Ciao fanciulli! Tanti mi avete fatto le domande, ma se avevi dormito? Eravamo in tre, stai tranquilla, e lei era in un letto a parte suo, da sola, e io ero col buon Mirko. Devo dire che sono stata che ci ha provato stanotte, perché, si avvicinava un po', però. Perché uno solo non bastava, due sono riusciti a soddisfare. A soddisfarmi più Mirko che Emily, diciamo, in verità. No, devo dire che sono stata in viaggio con due gentleman, quindi questo va assolutamente detto e sottolineato. Meno male, non devo chiedere, che fortunato, eh. Purtroppo no, è così. Detto questo, che vi interesserà poco, però diciamo, prima cosa da dire, lo stadio, c'era un settore completamente chiuso. Sì. Ma lo stadio era tutto esaurito, ragazzi, eh? Cioè non c'erano biglietti disponibili, era tutto esaurito lo stadio, e tutti cantavano bandierine, cioè comunque il loro tifo si faceva sentire. Sì, anche perché poi alla fine lo stadio, la curva della Dinamo Zagabria ha comunque cantato veramente per tutti i 90 minuti, non si è mai fermato, nonostante effettivamente i 4 gol e tutto, cioè entusiasmo a palla da quel lato. Possiamo dire che anche noi ci siamo fatti rispettare? No, totalmente, però giustamente sai, magari vedi la tua squadra perdere 4-0, te lo dice una che ne ha visti anche di 7 di gol pure dal vivo. E speriamo domenica di ma ripetere. Direi anche di no, perché io mi butto direttamente da un ponte. E ti ricordo quella sera che piangevi, no, io volevo scherzare, ma lei era, praticamente era disperata. No, quel video è rimasto nella storia, praticamente credo sia quello che abbia fatto più visual sui fuorigioco, che insomma ha avuto uno sclero. Mi ha fatto star male quasi. No, sì, lasciamo perdere. Evitiamo di ricordare quelle cose dopo questi due bei giorni. Certo. E quindi quello no, è vero, cioè era proprio chiuso quella parte della curva, dello stadio, quindi non era effettivamente. Non sappiamo perché, se sì, c'erano dei lavori. No. È chiuso perché devono ristrutturarlo, perché sta cadendo a pezzi. Quindi è inagibile, quindi l'hanno chiuso completamente, in attesa di essere riqualificato, diciamo. Di conseguenza questo è per quello. Notizie date dal nostro amico Leccese, che lui sa tutto di tutto. Allora l'affidabilità stavo è totale. Per dire che è una fonte di saggezza. Sì. Un giorno vi racconteremo dell'amico Leccese. Che magari ti guarda anche e ti segue pure. Sì. Nel caso, ciao amico Leccese. Ma lui è più abituato a parlare che a ascoltare. Non credo. Detto questo, aneddoti che non mi interesseranno. C'era un ragazzo di Lecce, tifoso del Milan, che lui è andato nei Blue Boys a vedere la partita, pazzo totale. Però poi vi racconteremo un'altra volta. Quindi, parte stadio, lo stadio era tutto esaurito, era pieno, hanno cantato tutto il tempo. Il fatto che c'era mezzo stadio chiuso, cioè mezzo, una tribuna, sono quattro tribune, una tribuna era completamente chiusa, una tribuna eravamo tutti noi settore ospiti, esatto. E le altre due tribune erano loro, quindi anche cantando tutto il tempo non hai quella sensazione di pressione totale. Di conseguenza, secondo me anche questo un po' ci ha aiutato, anche a livello mentale il Milan era concentratissimo, questo è da dire. Problemi, siccome tanti gli hanno detto, stai attento, ti menano, lì sono cattivi. Voglio la tua opinione.
Ma io sono sincera, avevo da un lato un po' paura per questa cosa, infatti io a Zoccolino ho detto guarda Zoccolino, se proprio devo morire che però almeno sia per il toro. Io ero tranquillo. al di là di quello comunque... Diglielo che io ero tranquillo. Sì, era tranquillissimo. In realtà, diciamo la verità, noi per andare nel settore ospiti siamo passati praticamente dentro i tifosi della Dinamo Zagabria, ovviamente senza maglie del Milan o altro, si sentiva che fossimo italiani, però... Sì, sopra, però niente. Questa col maglione sopra non si vedeva. Esatto, però nessuno ci ha detto niente né a fine partita, quindi veramente noi ce la siamo fatta in tutta tranquillità. Ci siamo fermati un po' di più, come sempre succede nel settore ospiti, perché non ti fanno uscire proprio per una questione di disordine pubblico. E niente, però diciamo che totalmente tranquilli. Allora, sulla via principale che porta allo stadio, che poi è la stessa che portava al nostro hotel, c'erano diversi bar dove c'erano ovviamente i tifosi della Dinamo Zagabria, esatto, che già erano lì a vedere Chelsea, Salisburgo, mentre noi andavamo. Sì. Ovviamente non siamo andati in quei bar, cioè, anche senza colori, non siamo andati in quei bar, non è che siamo andati a cercarcele, esatto, no? Ovviamente. Esatto. Se tu non te la vai a cercare, vai tranquillo, dove siamo passati noi c'erano le donne, c'erano i bambini, cioè, sì, sì, c'era la gente normale. Siamo passati esattamente proprio nel loro settore, diciamo, quando quindi, poi siamo entrati allo stadio. Non cercandotela, in teoria, non dovrebbe succedere niente, infatti siamo stati abbastanza tranquilli. Sì, sì, da quel lato... Mi ero stupita perché appunto molti dicevano no, è pericoloso di qua, di là, di su e giù. Fortunatamente, perché meno male che sia andata così, nessun tipo di problema. Quindi bene così. Così è stata, insomma, ce la siamo goduta a pieno a 360. Esattamente. Diciamo che poi, per quanto riguarda la partita, poi fortunatamente è andata bene. Voi come l'avete visto questo Milan di Coppa di Champions? Mirko? Molto bene. Molto bene. Lui ha già preso i biglietti per Istanbul. Per Istanbul, sì. Io sto guardando i voli per Istanbul. È tutta la vacanza che me lo dice. Io ho sempre detto, comunque lo ripeto, non so se te l'ho detto, che anche in epoche abbastanza turbolente per noi, ho sempre detto che la prossima squadra che porterà a casa la Champions non sarà l'Italia, non sarà né l'Inter né la Juventus. La storia, storia dice che la prossima squadra che porterà a casa sarà l'ottava nostra. Speriamo. Sulla Juve abbiamo abbastanza garanzie. Non so se sarà quest'anno. Sull'Inter, sai, dipende, vulcani, meteoriti, processi, qualcosa può succedere, ogni 100 anni succede. Non so quest'anno, difficilmente, non so tra 2, tra 5, tra 10, tra 20, però la prossima Coppa che torna in Italia è l'ottava. Arriverà a casa mia. Noi non ci saremo più per vederlo, però addirittura. Se va avanti così la Premier e la Liga sono avanti dei secoli, sì. Però vedremo. Tu come l'hai visto questo Milan? Ma io ho da visto... esterna. Sì, sì, assolutamente da esterna. Come abbiamo in realtà anche commentato nel mio video, io... Allora, la Dinamo è partita bene proprio nei primissimi minuti cercando di aggredire. C'è una differenza abissale tra il primo e il secondo tempo. Secondo me nel primo tempo il Milan è stato comunque anche un po' più impreciso, ha avuto delle occasioni che non è riuscito a concretizzare al meglio. La Dinamo ci ha provato, soprattutto era molto veloce nelle ripartenze, quindi il Milan ha patito un po' questo aspetto, però poi una volta che il Milan ha fatto il secondo gol, da lì non c'è proprio più stata storia. La Dinamo è entrata completamente in un blackout mentale, si era ancora fatta vedere verso gli ultimi finali, i minuti finali, dalle parti di Terracciano, che devo dire chapeau perché si è di Tatarusano, che devo dire chapeau, c'è gente che vorrebbe Terracciano. Io non capisco. Si è assolutamente fatto trovare pronto e quindi però niente, il Milan comunque in altre 2-3 occasioni almeno poteva anche andare sul 5-0. Emily, dove può arrivare questo Milan in Champions? Ma in Champions io penso che tra le italiane, anche proprio per una questione di esperienza, possa effettivamente arrivare più lontano. Anche più del Napoli, di questo Napoli? Allora, sono... all'inizio sì, all'inizio ti avrei detto di sì, però sono assolutamente sorpresa dal cambiamento che sta avendo, dal percorso che sta facendo il Napoli, perché secondo me
potrebbe esserci stata effettivamente una svolta in casa Napoli, per tutta una serie di questioni proprio legate all'ambiente, quindi al fatto di avere dei giocatori che erano effettivamente radicati nel mondo Napoli. Quest'anno Spalletti non ha più a che fare con quel tipo di giocatori. Via le zavorre, no, non le ho chiamate zavorre, fuori, perché dai. Assolutamente. Non chiamate io. Quindi sono impressionata dal cammino Champions del Napoli, sono effettivamente impressionata. E il Milan però insomma in qualche modo sta dicendo la sua. Credo che quest'anno nessuna delle italiane possa arrivare in semifinale o men che meno in finale, perché vedo comunque le inglesi ancora avanti. Mi fa piacere che nel suo subconscio, da tifosa comunque neutrale, non come me, l'Inter non la caga proprio. No. E questo no, mi fa molto piacere. No, beh, ecco, non la proprio considerare. Cioè no. La Juve, vabbè, ormai la Juve gioca il giovedì, quindi non sa. Beh, allora, forse. Diciamo, vediamo cosa fa il Benfica. Non voglio prendermi le antipatie dei tifosi interisti. L'Inter sicuramente a livello di gironi, di sorteggi, è stata quella più sfortunata. Ha detto la sua cosa. Ma si è preso Vittoria Pölzen, ha preso. Vabbè, però le altre, insomma, comunque il Bayern e il Barcellona. Fatto una grande partita con Barcellona. Assolutamente sì, io ero anche presente, tra l'altro. Quindi secondo me la svolta c'è stata lì, e quindi adesso poi ci crederà. Adesso possono andare a casa appena gli ottavi. Va bene, ragazzuoli, iscrivetevi al canale, seguite anche il mondo della bionda. Una bionda nel panno, ragazzi, ma aiutatemi, sono due giorni che siamo insieme 24 su 24, non so ancora. Una bionda nel pallone e ci vediamo prossimamente. Esatto, un grazie speciale comunque a Zoccolino e a Mirko per questa prima mia trasferta di Champions della vita europea, per ovvie ragioni. Vorrei farne con quella della mia squadra, ma la vedo alquanto impossibile, almeno finché non avrò i capelli bianchissimi per vecchiaia. E niente, ho portato anche fortuna, quindi vogliatemi un po' bene. Ha detto che mi porterà di nuovo in trasferta. Dove ho detto che andremo? A Parigi. Secondo me porto mia moglie però a Parigi. Se andiamo a Parigi, puoi venire anche te. Se andiamo a Parigi, secondo me gli ottavi, non sempre se ci andiamo agli ottavi, perché ancora le mie amici con Salisburgo, diciamolo. Mi sento Paris Saint Germain, non so perché mi sento Parigi. Vediamo, così se ha ragione ci darà tutti i numeri. Così poi porto mia moglie che è contenta. Va bene, ci vediamo. Ciao, ragazzi. Ciao.